cittadinanza, in particolar modo agli studenti, perché è importante che in queste occasioni ci siano le giovani generazioni che saranno porteranno avanti sempre questo ricordo della guerra di liberazione e in particolar modo di coloro che come questi giovani hanno dato la vita per un'Italia migliore. Vi porto il saluto dell'ANPI, dell'ANPI Valdarno, e ringrazio oltre agli studenti, in particolar modo i professori e gli istituti anche che hanno concesso questa vostra presenza. La commemorazione di questo eccidio e la celebrazione del 25 aprile che facciamo insieme nel Comune di Cavriglia e nel Comune di San Giovanni, per quanto riguarda anche la festa della liberazione, sono innanzitutto il ricordo dei sacrifici di vite umane e la testimonianza di chi credeva nella libertà, nella fine del nazifascismo e nella ricostruzione di un'Italia libera e democratica. Noi raccogliamo oggi, come ieri, il testimone di coloro che furono protagonisti di quella lotta per la libertà e per la giustizia sociale, e consegniamo a voi ragazzi, che siete i più giovani, questa importante eredità. Mi rivolgo principalmente a voi, che sarete la società del domani, perché quello che stamani si celebra resti nella memoria di tutti, per far sì che questi atti non si ripetano mai più. Insieme a voi difendiamo e difenderemo sempre i valori espressi dalla lotta partigiana, quei valori che anche questi tre giovani, che stamani ricordiamo, questi tre giovani martiri, che stamani ricordiamo, volevano e per questo barbaramente uccisi, senza un motivo, senza un processo, solo per non essersi arruolati nella Repubblica di Salò, perché avevano scelto di stare con chi voleva la libertà. Scrivendo una delle pagine più drammatiche che ricorda la città di San Giovanni, per il modo e la ferocia con cui questo eccidio è stato eseguito. Purtroppo seguito dopo poco anche da stragi di Castelnuovo e di Meleto che il Comune di Cavriglia ha pagato con un tributo di sangue enorme, perché lì di morti ce n'è stati molti di più. Queste doverose celebrazioni sono soprattutto testimonianze preziose e devono essere seguite da un'indispensabile e costante azione di informazione e di riproposizione di quei valori di libertà e di democrazia. Proprio questo ci indicano e ci chiedono le popolazioni che anche nel nostro Valdarno scelsero di combattere per la libertà, pagando con la propria vita per riaffermare quei valori a cui credevano e che ci hanno portato oggi a vivere in una società libera. Purtroppo in Europa stanno riaffiorendo e prendono sempre più corpo forze estremiste di chiara matrice xenofoba ed è preoccupante che i rappresentanti di partiti italiani facciano parte degli stessi gruppi parlamentari del Parlamento europeo. Per questo l'ANPI deve essere sempre e comunque se stessa, erede della resistenza, ma proiettata verso un futuro in cui c'è tanto bisogno di rafforzare i valori su cui essa si fonda. Quei valori sono la libertà, la democrazia, la giustizia sociale. Da questi valori è nata la nostra Carta Costituzionale, su cui si basa il nostro sistema democratico e a cui tutti noi facciamo riferimento. Per questi valori e per una società libera, questi tre giovani hanno dato la loro vita. A loro il nostro ricordo più sentito. Grazie.